Viva l'Europa! È il grido che per lo Europe Day risuona a Piazza del Campidoglio, ai piedi di Marco Aurelio e del suo cavallo. Lo scopo di questa giornata è rinnovare l'idea di unità e solidarietà tra i paesi europei, proposta il 9 maggio 1950 dal ministro degli esteri francese Robert Schuman. Coinvolgere in questa festa i bambini è fondamentale per dare futuro a questi valori. Per questo il tricolore e la bandiera dell'Unione Europea non solo sventolano al Campidoglio, ma saranno esposte in tutte le scuole primarie statali di Roma. Questo il dono della rappresentanza dell'Unione Europea in Italia e dell'Associazione Nazionale degli Alpini. Questo luogo è un luogo che è sempre stato un luogo di supereroi, i supereroi della storia. E poi la cosa più importante, qui è nata l'Europa. Quando entrate nelle scuole, guardate in alto, cercate queste due bandiere bellissime che giocano nel vento. Loro devono entrare dentro di voi. Per far comprendere ai bambini l'importanza della celebrazione bisogna parlare la loro stessa lingua e così fanno anche il vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Sandro Gozi. L'Europa deve fare un po' come l'uomo ragno spesso e noi governi non siamo sempre facili, è difficile tenerci in equilibrio. Il nostro capitano Europa è coraggioso, ha visione, ha lo sguardo lungo come Superman, vede lontano, e noi europei sappiamo fare il gioco di squadra. Siamo un po' come a volte gli Avengers. Cioè, l'Europa è questo, è una famiglia, è la nostra casa. Quando c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, si dà aiuto, perché ci si vuole bene. L'Europa deve essere mamma anche perché l'Europa è quella della solidarietà. A prevalere nella soleggiata piazza del Campidoglio è il colore blu, il colore dell'Europa. I palloncini lasciati andare verso il cielo sono simbolo di un'Europa giovane e pronta a guardare al futuro.